Buonasera. All'inizio del secondo tempo, il Genoa è in vantaggio per 1-0. Vediamola, la rete del primo tempo, segnata al 31esimo di testa da Briaschi su calcio d'angolo battuto da Van der Eyken. È la rete del primo tempo. Nel secondo tempo, il Milan ha cambiato volto. Nel primo tempo aveva giocato piuttosto nervoso e la difesa ferma in occasione del gol del Genova lo può dimostrare. Nel secondo tempo ormai non ha più niente da difendere, né in questa partita né nel campionato. Ha lasciato negli spogliatoi Venturi con il numero 4, lo ha sostituito con Incocciati, un attaccante in più al posto di un centrocampista. Il Genoa, d'altra parte, al quale basterebbe anche il pareggio nella sua attuale condizione di classifica, gioca alla ripresa piuttosto guardingo. Le formazioni. Il Genoa gioca alla sinistra dei nostri tre schermi, in tenuta scura, con Martina, Vincenzo Romano, Testoni, Corti, Onofri e Gorin, con il numero 13 che ha preso il posto dopo 16 minuti di faccenda, infortunato. Van der Eyken, Boito, Russo, Iachini, Briaschi. Il Milan, mentre rivediamo il rallentatore del gol del primo tempo, il colpo di testa di Briaschi, il Milan in questo secondo tempo, di cui adesso vediamo le immagini, gioca con Piotti, Icardi, Tassotti, Incocciati, Collovati, Baresi, Novellino, Battistini, Antonelli, Evani e Francesco Romano. Ci sono in campo due Romano, Vincenzo con il numero 2 nel Genoa, Francesco con il numero 11 nel Milan. Ecco un disimpegno di Corti. Raccoglie la palla Tassotti, Novellino, un servizio di Romano, il colpo di testa di Onofri, poi stava per tentare il tiro Battistini, ci prova Battistini dopo aver ricevuto da Baresi e Martina è bravissimo a deviare in calcio d'angolo. Colpo di testa di Testoni con palla fuori area, poi Iachini che contende con successo la palla a Battistini, ma Iachini viene messo giù, il fallo è stato commesso da Icardi, calcio di punizione in favore del Genoa. Il Genoa che vince per 1-0 e siamo adesso al terzo minuto del secondo tempo. Van der Eyken. Sul suo lancio c'è il passaggio indietro, poi riconquista la palla Battistini, Collovati, in azione Francesco Romano, poi esce dalla retrovia del Genoa Corti, che tenta di far partire in contropiede Russo, ma era in fuorigioco. Calcio di punizione di Collovati a Baresi. Novellino è in lotta con Vincenzo Romano, poi Baresi si scontra con Novellino, si inserisce Boito, c'è fallo di Baresi su Boito, calcio di punizione in favore del Genoa. L'incidente a Baresi al quarto minuto del secondo tempo, con il Genoa in vantaggio per 1-0. Vedete Gorin con il numero 13, vi ripeto, ha preso il posto al 16° minuto di Faccenda, infortunato. Faccenda portava la maglia numero 6, mentre il numero 16 del Milan, eccolo inquadrato in basso a destra del teleschermo, proprio accanto a Gorin, è Incocciati. È entrato nel secondo tempo mentre è rimasto negli spogliatoi Venturi con il numero 4. Quindi nel Milan manca il numero 4 e al suo posto c'è Incocciati con il numero 16, nel Genoa manca il numero 6 e al suo posto c'è Gorin con il numero 13. Ecco il rinvio del portiere Martina. Il colpo di testa di Icardi.
Il passaggio indietro è stato di Novellino, poi si inserisce Onofri, che aggira Icardi, che si era portato in attacco, intervento di Romano, che toglie la palla a Francesco Romano del Milan, poi ecco un attacco di Battistini, che fa filtrare un pallone in area, diretto ad Evani, troppo lungo per Evani, e ha successo l'intervento di Martina. È una bella giornata con cielo sereno, gli spettatori sono 50.000. Dirige la partita il signor Menicucci, i guardalinee sono Camerlenghi e Ravaglioli. Ecco un rilancio avanti di Gorin, è stato messo fuori da Novellino, la rimessa in gioco di Corti, con questo passaggio a Gorin. Poi ecco che si inserisce Corti sul passaggio di Iachini. Cerca di effettuare il cross, in recupero su Corti e Francesco Romano in calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore del Genoa, un Genoa che al sesto minuto della ripresa è in vantaggio per 1-0. Dalla bandierina Iachini, colpo di testa di Collovati. Poi c'è un intervento simultaneo di Tassotti e Briaschi e la palla schizza fra le braccia di Piotti. L'intervento di Testoni, che si è liberato di Novellino e ha servito indietro Martina. Il capitano Onofri, Romano, Gorin, Onofri. Gorin. C'è fallo di Tassotti su Briaschi e con conseguente calcio di punizione in favore del Genoa. Mentre avanza Boito in area di rigore, si allontana Corti, il calcio di punizione sembra affidato a Van der Eyken. Colpo di testa è di Baresi. Ha successo il primo dribbling di Novellino, ma poi si inserisce Russo, riconquista la palla per i suoi. La porta in avanti Corti. Stringe al centro Boito. Vincenzo Romano. Van der Eyken. Tenta una acrobatica rovesciata Briaschi sul pallone a seguire di Van der Eyken, la palla è alta sulla traversa. Il tiro di Briaschi, che è l'autore del gol con il quale il Genoa conduce per 1-0, è stato effettuato al settimo minuto del secondo tempo. Collovati. Novellino in lotta con Vincenzo Romano. Van der Eyken ha riconquistato la palla su Battistini. Poi lancia sulla fascia in netto fuorigioco Iachini. Sul calcio di punizione un lancio di Evani. Palla è a Novellino. Bell'anticipo di Testoni. Il lancio è su Iachini, sul quale in recupero commette fallo Franco Baresi. Ecco, rivediamo al rallentatore il fallo di Baresi su Iachini. Ed ora il calcio di punizione.
di Van der Eyken. Il colpo di testa di Gorin che sbuca fuori nella mischia della difesa del Milan e il pallone va alto sulla traversa. Il colpo di testa di Gorin sul calcio di punizione di Van der Eyken. Il decimo minuto del secondo tempo. Francesco Romano. Incocciati in lotta con Gorin. Fallo di Gorin su Incocciati, cartellino giallo per Gorin. Ha battuto la punizione Francesco Romano, viene in attacco anche Collovati. Cross di Novellino, colpo di testa di Van der Eyken in difesa e in calcio d'angolo. Il cross di Evani, il colpo di testa di Vincenzo Romano, poi riconquista una palla Antonelli, gliela toglie Testoni, ma commettendo anche un fallo, il gioco interrotto, riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan. Non si tocca la palla da dove l'ho messa io, dice Menicucci, e Antonelli si prepara a battere il calcio di punizione. Accanto a lui c'è Incocciati, arriva anche Evani. Poi tira Battistini sulla barriera. Intervento acrobatico di Testoni, in contropiede il Genoa con Russo, va a chiudergli la strada Francesco Romano, il cross di Russo è parato con tranquillità da Piotti. Evani ha scambiato con Incocciati, Collovati. Prima Francesco Romano. Antonelli, un pallone a seguire lungo per tutti e parato da Martina senza difficoltà. Su rilancio di Martina il colpo di testa di Baresi, poi quello di Vincenzo Romano, poi quello di Evani. Poi quello di Vincenzo Romano e il passaggio al portiere Martina. Vincenzo Romano, Onofri. Testoni. Fermato da Battistini. Poi c'è il cross di Novellino ed è Gorin che anticipa di poco Incocciati in calcio d'angolo. Va Battistini al tiro dalla bandierina, è il 14° del secondo tempo. Il Genoa conduce per 1-0. Iachini è andato incontro alla corta respinta della sua difesa. È stato fermato da Icardi. Riparte il Milan con Battistini. Antonelli.
Sembrava un calcio di punizione in favore del Milan, invece l'arbitro ha giudicato irregolare l'intervento di Antonelli che ha ostacolato l'avversario, quindi il calcio di punizione era in favore del Genoa. Un lungo rilancio di Testoni per questo scatto di Briaschi che era nettamente in fuorigioco. Batte la punizione Piotti. Da Icardi ad Evani, sull'attacco di Boito, Evani ancora indietro ad Icardi, con Lovati. È stato fermato da Russo in posizione difensiva con Lovati. Va in contropiede Iachini, sul quale commette fallo nettamente Battistini, calcio di punizione in favore del Genoa. È andato a protestare il capitano Onofri, ma la punizione è in suo favore. Forse chiedeva l'ammonizione dell'avversario. La punizione viene battuta da Van der Eken. Russo. C'è fallo di Collovati che interviene sui piedi dell'avversario. Punizione in favore del Genoa. Ha battuto la punizione Iachini sulla barriera, rimette in avanti Van der Eken. Tocca Tassotti che resiste agli attacchi di Briaschi e porge il pallone per l'attacco a Battistini. Novellino. Tenta il tiro Evani. Un tiro che è stato contenuto dal contemporaneo intervento di Boito, quindi il pallone non è difficile per Martina. Testoni. Russo. Fermato da Collovati. Si spinge avanti il capitano portando i suoi. Riceve sulla fascia destra, ancora Collovati. Palla a seguire di Collovati. Parata di Martina sull'accorrere di Incocciati, il quale era in fuorigioco. Onofri. Van der Eken. Gorin. Van der Eken sul lancio del belga destinato a Iachini, interviene con successo Icardi. Poi riparte Incocciati, gli subentra Francesco Romano. Passaggio indietro è per Franco Baresi. In verticale su Battistini, intervento irregolare di Van der Eken, punizione in favore del Milan. La battuta Baresi. Battistini a seguire il colpo di testa di Onofri, poi di Van der Eken. C'è il tipico fallo di sfondamento da parte di Franco Baresi che ha travolto Van der Eken rimanendo anche contuso.
punizione in favore del Genoa, appoggiata indietro da Onofri a Martina. E siamo al 20° minuto del secondo tempo, sempre il Genoa in vantaggio per 1-0. Il colpo di testa di Collovati, rincorrono la palla ma Gorin e Incocciati. Su indicazione del guardalinea la rimessa in gioco è assegnata al Genoa, Gorin, Onofri. Fallo di Collovati su Russo e c'è un incidente al centroavanti del Genoa. Ecco, rivediamo, è Russo sulla palla, interviene alle sue spalle Collovati. L'arbitro è proprio a un metro, avete visto, ha già assegnato il calcio di punizione al Genoa per l'intervento irregolare di Collovati mentre si sta rialzando, eccolo, inquadrato Russo. E il calcio di punizione viene affidato come sempre a Van der Eiken. Ecco un lungo pallone, ha rinviato Tassotti, c'è lo scatto di Incocciati, anticipato da Corti. Controllato bene la palla Icardi, ma ha commesso anche fallo. Batte la punizione il Genoa mandando in avanti Chiachini, fermato da Franco Baresi. Collovati. Incocciati. Evani. Francesco Romano, ancora verso Incocciati. È stato commesso fallo su di lui e quindi Menicucci concede un calcio di punizione al Milan, affidato ad Evani. 23 minuti del secondo tempo. E alto il colpo di testa di Novellino. Ha ripreso il gioco Onofri. Colpo di testa di Van der Eiken. Aveva favorito Battistini, il quale poi impedisce l'intervento a un giocatore del Genoa. Vantaggio e quindi niente calcio di punizione, in quanto la palla è rimasta a Testoni. Aveva riconquistato la palla Baresi, fermato il quale, viene in avanti ancora Battistini, ancora Baresi. Attaccato da Boito, ha servito Evani, Evani fermato da Corti, ma prosegue ancora Icardi. Onofri va a chiudere sul colpo di tacco di Novellino che aveva cercato di lanciare Antonelli. Sul rilancio di Vincenzo Romano, Boito. Corti, Chiachini, colpo di testa di Baresi, Francesco Romano,
incocciati. Francesco Romano, Baresi. Aveva conquistato la palla Battistini, sul quale è intervenuto in intervento irregolare, in posizione difensiva Russo. Va a terra Battistini, c'è calcio di punizione in favore del Milan. 25 minuti del secondo tempo. Baresi ha cercato di guadagnare 3 o 4 metri, l'arbitro gliene ha lasciati solo 2. Batte la punizione Baresi, deviazione di Novellino verso Antonelli, preceduto dall'uscita di Martina. Gorin. Van der Eyken, Corti, Iachini, deviazione di Icardi, la palla rimane a Iachini, poi secondo intervento del terzino in faro laterale. Rimessa in gioco di Van der Eyken. Gli ha restituito la palla Briaschi, Van der Eyken, Iachini, subito cross al centro, colpo di testa di Baresi, fermato Novellino, passaggio indietro di Corti, in avanti di Onofri, apertura di Briaschi, Boito, tiro di Boito, ribatte Baresi, calcio d'angolo. Dalla bandierina e Iachini. Bella rovesciata di Russo. Distinto, ha respinto Piotti. Alza la palla Incocciati. L'ha messa a terra Evani, che cambia gioco per l'avanzata di Battistini. Icardi e Collovati. Appoggio di Collovati ancora ad Icardi, che fa filtrare un pallone, tiro di Novellino, palo. E poi Antonelli alto. Vicinissimo al pareggio il Milan con un tiro di Novellino che, rivediamo, aggancia bene, tira di destro. La palla colpisce il palo, rimbalza su Antonelli, che la prende al volo e la manda alta. Vedete che il portiere Martina cerca di guadagnare un po' di tempo, ma chiama insistentemente Onofri a effettuare il rinvio. E l'arbitro lo ammonisce per gioco ostruzionistico. Ovviamente la colpa non era tanto sua quanto del compagno, che non aveva capito le sue intenzioni. Comunque l'ammonizione è a Martina. E Onofri rimette in gioco, 29esimo minuto. Gioco fermo a centrocampo per un fallo di Novellino. La punizione di Van der Eyken. Briaschi. Ancora Briaschi.
Russo perde l'attimo per il tiro e Collovati, con molta esperienza, riesce a far intervenire Pioppi. Novellino. Non riesce Boito a mantenere la palla in campo, mentre ecco che Galbiati manda in campo Maldera. Ed esce Evani. Succede questo alla mezz'ora. Maldera con il numero 13. Eccolo subito impegnato sulla sinistra. È andato a chiudere Vincenzo Romano. Nuovo lancio di Incocciati su Maldera. Pallonetto di Maldera ed è il pareggio. 30 secondi dopo il suo ingresso in campo, Maldera ha pareggiato ed è il 31esimo minuto della ripresa, lo stesso minuto in cui nel primo tempo aveva segnato il Genoa. Ed ora il punteggio è 1-1. Rivediamo il lancio di Incocciati, lo scatto di Maldera che lascia rimbalzare una volta la palla e poi sul secondo rimbalzo di sinistro dosa un perfetto pallonetto sul quale nulla può Martina, perché la palla lo scavalca e termina in rete. È l'1-1. È uno dei più delle più felici sostituzioni del campionato. È entrato in campo Maldera al posto di Evani, dopo 30 secondi di permanenza in campo ha pareggiato. Ed ora anche il Genoa ha effettuato la sua sostituzione. Ecco, vedete, con il numero 16 è entrato Manfrin al posto di Vincenzo Romano. Quindi adesso c'è un solo Romano in campo, è quello del Milan, e Francesco Romano, Vincenzo Romano del Genoa, è uscito, e questo semplifica ovviamente la descrizione del gioco. Il Genoa ha effettuato entrambe le sostituzioni cui ha diritto. Sono entrati Manfrin al posto di Vincenzo Romano, mentre va in avanti ancora il Genoa, e Gorin al posto di Faccenda, vi dicevo. Il Milan invece ne ha effettuata una di sostituzione. È entrato in campo Incocciati al primo minuto del secondo tempo al posto di Venturi. Non è calcio d'angolo, come chiedeva Iachini, ma un calcio di punizione, che praticamente è la stessa cosa. Il fallo è stato commesso da Icardi. Batte Iachini, alza fuori area Collovati, tocca poi Manfrin. Il lancio di Briaschi verso Russo è molto forte, lo scatto di Russo non è sufficiente a raggiungere la palla. Barisi. Battistini. Fermato elegantemente da Onofri, che ha saltato Baresi. Cerca lo scambio con Briaschi. Si inserisce bene Novellino, che ha ricevuto da Icardi. Ha davanti a sé Corti. Novellino. Battistini. Incocciati. E Briaschi tocca la palla nettamente con la mano in area di rigore. Disperazione di Briaschi, che aveva segnato il gol di vantaggio ed ora offre alla partita il suo momento più importante, forse non soltanto della partita ma dell'intero campionato per quanto riguarda la retrocessione. Sul punteggio di 1-1, calcio di rigore in favore del Milan. Mancanza di riflessi o stanchezza da parte di Briaschi, che in piena area di rigore ha cercato di deviare la palla con la mano. Ci è riuscito, purtroppo per lui, fallo di mano nettamente volontario, rigore ineccepibile. Baresi dal dischetto. Sul piede di Baresi c'è la possibilità di riaprire le speranze alla salvezza del Milan. È il 35esimo minuto.
quando Minicucci catechizza i giocatori a non entrare in campo prima che la palla si muova. Baresi contro Martina. 10 minuti alla fine. Il Milan è in vantaggio. Ha segnato Baresi al 35esimo. Clamorosa svolta in 4 minuti. Il Genoa, a cui bastava il pareggio per compiere un passo forse decisivo verso la sua salvezza, è stato prima raggiunto dal Milan con Maldera e poi battuto da questo calcio di rigore di Baresi. Ora il Milan può cercare la sua salvezza nelle 4 partite restanti del campionato. Per il Genoa ci sono meno di 10 minuti per cercare di riportarsi almeno in pareggio. Van der Eyken che va a terra sull'intervento di Battistini. L'arbitro non ha fischiato per il vantaggio. Ecco Van der Eyken a terra. C'è questo passaggio in profondità di Iachini, ribatte con Lovati. Poi un bel dribbling di Incocciati che manda in avanti Maldera. È più fresco degli altri, ovviamente Maldera, è entrato da poco. Sul suo cross controlla la palla Testoni. Gorin, Testoni, Van der Eyken. 9 minuti alla fine. Gorin. Van der Eyken si porta in avanti il Genoa con la forza della disperazione, appare però un po' in riserva di energie, anche moralmente non è nelle migliori situazioni. D'altra parte è stato un vero e proprio suicidio il suo, gara di contenimento in generale nella ripresa. Era stato raggiunto dal Milan, il pareggio sembrava un risultato anche accettabile per il Genoa, ma non dal Milan che avrebbe bisogno dei 2 punti per continuare a sperare. Poi il calcio di rigore provocato da Briaschi, proprio lui che aveva segnato nel primo tempo il gol del vantaggio, e adesso il vantaggio è del Milan. Van der Eyken. Iachini, bel pallone al centro. Ribatte Baresi. Rimessa in gioco di Iachini, 8 minuti alla fine, Van der Eyken, Iachini, interviene su di lui Icardi. Calcio di munizioni in favore del Genoa, è entrato a gamba tesa Icardi. Avete visto Van der Eyken che ha fatto cenno all'arbitro che era già ammonito Icardi, in effetti è così. Cioè avrebbe chiesto un'altra ammonizione, quindi l'espulsione. La rimessa in gioco ancora di Van der Eyken. Testoni. Gorin. Anzi Manfrin. Commette fallo su di lui Antonelli che poi allontana la palla e c'è il cartellino giallo pure per lui. Ecco il cross di Gorin, colpo di testa di Collovati, tenta il tiro corti, è ribattuto, Onofri. Su Corti, ha messo al lato Antonelli, lancia in avanti Iachini, ribatte ancora la difesa del Milan. Sul rilancio di Gorin, ecco un attacco di Boito. Corti cambia ancora gioco. Filtra bene Boito, ma poi il suo cross è troppo in profondità ed è parato da Piotti.
Mette a lato Manfrin. Senza fretta, naturalmente, il Milan è alla rimessa in gioco. Sono secondi preziosi. Allontanano come possono i difensori. Il Genoa attacca così, forse più richiamato indietro dal Milan che si è chiuso, che non per convinzione. È con cross di Van der Eyken. Salta di testa Briaschi e la palla è alta sulla traversa. Sta tentando di tutto Briaschi e evidentemente un gol. Con un gol potrebbe farsi perdonare l'errore davvero imperdonabile con cui ha causato il calcio di rigore. Ma si sa, la stanchezza provoca questa mancanza di riflessi. Era già fuori la palla, era già fuori quando l'ha toccata Corti, quindi la rimessa in gioco è del Milan e va ad effettuarla Romano. Anzi no, lascia l'incarico ad Antonelli. Ha finto il passaggio a Tassotti, poi l'ha effettuato su Novellino, che riesce a far proseguire Antonelli. Su Antonelli recupera prima Testoni, poi Manfrin. Poi tenta un rinvio Manfrin, carambola sul corpo di Altobelli ed è calcio d'angolo. Anzi no, perché ha toccato per ultimo Antonelli, quindi è rimessa in gioco dal Genoa. Ha rinviato Manfrin, ha colpito Antonelli e la palla è andata sul fondo. Quindi rimessa in gioco del Genoa. Mancano 4 minuti a questo momento e Manfrin dal via ad un'ultima disperata offensiva. Il lancio è su Briaschi, esce Baresi e mette in faro laterale. Qui anche Baresi era ammonito, quindi ha rischiato molto in questa azione perché ha allontanato la palla e poteva essere espulso. Van der Eyken mette a lato Novellino in posizione difensiva, ma ha toccato per ultimo Van der Eyken, dice il guardaline. Il belga si dispera, giura che non è vero, ma la rimessa in gioco è di Tassotti. Tocca Manfrin, poi Gorin, poi Incocciati. Ci sono degli estranei al bordo del campo, vedete Menicucci che li fa allontanare. La palla è terminata in faro laterale, ha rimesso in gioco di Iachini, Testoni. Corti. Ancora un pallone a seguire di Corti. Rinvia Novellino. Riprende Testoni. Il cross è ribattuto da Icardi. Poi Icardi su Novellino, rincorso da Onofri. Alla meglio Onofri. Arriva anche Briaschi. Appoggio ancora su Onofri. Cross del libero e capitano. C'è una deviazione da parte di Icardi ed è calcio d'angolo in favore del Genoa. Una delle ultime speranze per i rossoblù di evitare una sconfitta. A 2 minuti dalla fine. Ha battuto Briaschi. Riceve ancora da Testoni. Cross di Briaschi. Ha allontanato Baresi. Riprende Corti. Va a terra Corti, ma nessuno lo ha toccato. In effetti è scivolato Corti, nessun avversario è intervenuto su di lui, erano Collovati e Battistini. E l'arbitro concede un calcio di punizione al Milan per simulazione da parte di Corti. Inizia l'ultimo minuto.
Piotti ha battuto, in collaborazione di Baresi, allontana il più possibile la palla dalla sua area, il colpo di testa di Testoni. Va in avanti e poi tira Battistini, di un soffio a lato. Forse corner se l'ha toccata Martina. No, non è così. Rimessa in gioco, il tiro di Battistini è terminato fuori di un soffio. Ancora il Genoa in avanti, sta per scadere il 90esimo. Van der Eyken, Manfrin. Cross a seguire di Iachini, para. Il pallone insidiosissimo che gli è rimbalzato davanti Piotti. Poi sul pressing degli avversari, ecco che rinvia, scaduto il 90esimo. Testoni, Onofri. Ed ecco il fischio dell'arbitro. Risultato a Marassi, che riapre la lotta per la retrocessione. Il Milan ha battuto il Genoa per 2-1. Signore e signori, buonasera. Abbiamo trasmesso. È la serata tua. È la serata tua, dai. Vai, tanti cose. Abbiamo trasmesso la cronaca registrata del secondo tempo dell'incontro di calcio Genoa-Milan. Telecronista Nando Martellini, regista Paolo Macioti. La trasmissione è stata effettuata con la collaborazione della Lega Nazionale.